Pochi giorni fa è nata una speranza di considerazione per i cittadini abruzzesi malati di fibromialgia. La legge regionale recentemente approvata prevede la costituzione di un centro di riferimento e di specializzazione per coordinare il sistema di prevenzione, diagnosi e cura della fibromialgia, oltre all'istituzione di un registro regionale con cui monitorare nei prossimi 2 anni l'incidenza della malattia in Abruzzo. Un passo importante per chi è affetto da fibromialgia, naturalmente anche per le famiglie. Sì, siamo soddisfatti, sono particolarmente soddisfatto perché già un anno fa presentai questo progetto di legge qui in regione a Pescara e finalmente dopo questo anno particolare dove ci siamo dedicati probabilmente più ai temi della pandemia siamo riusciti ad approvare questa legge in consiglio regionale l'altro giorno e siamo soddisfatti perché chiaramente è un primo passo, come hanno fatto tante altre regioni, per il riconoscimento della fibromialgia, perché finalmente in Abruzzo ci sarà un centro importante di riferimento regionale che studierà tutte le casistiche, ci sarà un registro, anche quello, come dire, a supporto del centro di riferimento regionale, e tutto ciò noi auspichiamo sia poi, come dire, prodromico all'inserimento della fibromialgia all'interno dei LEA a livello nazionale, perché chiaramente il passo più importante è quello del riconoscimento della malattia all'interno dei livelli essenziali di assistenza. Noi come regione abbiamo fatto quello che era possibile fare. È una malattia che ho scoperto da qualche anno e che purtroppo molti cittadini, molti italiani, molti abruzzesi hanno e per la quale soffrono in maniera silenziosa e che magari non tutti conoscono, ma in Italia si parla di oltre 2 milioni di persone affette da fibromialgia, una malattia molto dolorosa che incide nella vita di tutti i giorni perché non ti permette di vivere normalmente e quindi è giusto che queste persone abbiano un riconoscimento particolare, è giusto che questa malattia venga inserita all'interno di un quadro di malattie invalidanti e come hanno fatto, ripeto, tante altre regioni, anche noi abbiamo inquadrato questo tema, per cui vogliamo capirci meglio, vogliamo individuare le persone in grado di lavorarci meglio, vogliamo creare tutte le condizioni affinché queste persone abbiano la giusta dignità. Questo è un primo passo normativo, sono veramente soddisfatto di essere il primo firmatario di questa legge. Con una sorta di registro di malati di fibromialgia si riuscirà anche a capire esattamente quanti sono in Abruzzo. Esatto, l'Agenzia Sanitaria Regionale dovrà occuparsi in qualche modo di coordinare questo percorso e sicuramente ci saranno degli esperti che seguiranno questo percorso, ci sarà questo registro e questo registro riuscirà a monitorare quotidianamente diciamo, quelli che sono i nuovi malati, quelli che sono gli effetti della malattia e come mutano, evidentemente, quello che provocano sulla popolazione. Quindi è importante per studiare poi la malattia avere un quadro chiaro e finalmente questa cosa da qui a qualche mese credo che inizierà a portare i suoi frutti.